Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Detroit. Allora, se avete seguito la community nel canale principale sapete che ho avuto dei problemi personali, per questo non è uscito in questi giorni Detroit, ma adesso vedo di farvelo uscire quanto più spesso possibile. E per farmi perdonare, allora, vi ho fatto un bel episodione da un'ora. Vi ricordate, abbiamo Kara e Luther e la bambina in fuga dopo lo scorso episodio che è stato traumatico. Connor e Hank invece dovranno investigare in un club molto sexy, ma le cose ovviamente non andranno come previsto, mentre invece Marcus si mette a fare i piccoli furti per fare il faigo davanti agli altri di Jericho. Buona visione. Ma sempre che piove. Questi sono rimasti impattiti a Heavy Rain proprio, cioè gli mancava. Aia, siamo di nuovo qua dalla tizia. Com'è che si chiamava? All'ombrello però. E vabbè, non è molto geniale, Com'è che si chiamava? No, Sharon. Vabbè, la tizia, quella che gli piace i cosi glitchati a quanto pare. Ma io mi cado, tizio. Assistente, mettavi e mi cado. Amanda, abbiamo trovato come si chiama. Trova Amanda. Oissa. Ma è reale questo posto? Io ancora non sono convinto che prima di tutto c'è solo Amanda. E seconda cosa, l'ho vista là, ma stava tranquilla sotto la pioggia. Cioè, questa sta tutto il giorno a fare la piccola botanica. Sembra come se lui si stesse collegando a un ambiente virtuale per parlare con lei. Salve, Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Giornata perfetta. Cacchio, anch'io quando vedo il temporale la prima cosa dico, minchia, vado a fare I'm dancing in the rain, porco cane. Che ombrello ombrelloso. Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito, ecco, a ecco, mo ci critica. Oh mio Dio. Pragmatico, spiega o nessuna scusa. Pragmatico. Sì, è vero. Forse non sono idoneo a questa indagine. Giochi bene. Rifletta su una sostituzione. Ah, con lei devi fargli credere di essere privo di emozioni. Qualcosa? Diario, segni sui muri o uccelli. Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? È l'ingrediente segreto della Coca-Cola. Diario, uccelli. No, signora, sempre pensa agli uccelli lei. Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Aia. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? O lo mantengo freddo a questo punto. Negativo, ambiguo. Salvare Hank. Non dirlo. No, ambiguo. Sta migliorando. Comincio a comprenderlo e si sta abituando alla mia presenza. Così è più freddo e distaccato. Sì. Con lei non devi dargli la parvenza di nessuna emotività. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi. Non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla a tutti i costi. Si sta bagnando. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. E dai. Trova Anderson e indagate. Le regalo l'ombrello? Oh, lei fotte sega. Lei è così stronza che la pioggia proprio la ignora. Non mi fiderei nemmeno io della tizia, è inquietante. E la sera se dici ciao in maniera sbagliata ti smonta lì sul posto e ti usa per concimare i fiori. Ci sono? Alice e la tizia. Ah, devo scendere manualmente? Ah, no, è lui, ok. Era un taxi. Hank amico adesso, buono. Quindi Io vai direttamente a casa. Promemoria, salvare il culo alla gente potrebbe migliorare il rapporto con loro. A meno che non ti avano tentato di suicidarsi, della serie ma starai stronzo. No, niente, mi cado, grazie. No, mi cago. Secondo me anche adesso si incazza perché voleva berci le birrette in santa pace. Tenente Anderson! Dai di tempo! Signore! C'è nessuno? Trovo il modo di entrare. Sì, sarà tipo sotto la doccia. Si incazzerà tantissimo perché sono lo sbircio col batacchio di fuori. Vediamo di sbirciare da qui. C'è il cane. È grosso. Il cane c'è, è grosso e ci stuprerà tantissimo. Bella casetta mi sembra. Sì, non c'è, se la passa male. Ribadisco che secondo me o la moglie o qualcuno gli è morto a causa di un androide, o vai a sapere. Cioè sua moglie era un androide. No, vabbè, non credo, che schifo, ma no. Ho capito tutto però. Oh! Hank è svenuto. Imbriaco marcio. Tenente Anderson. Imbriaco marcio. Gli spacca la finestra. Si incazzerà come una bestia. Si incazzerà come una bestia. Ah, fatto proprio un timone. Con che cani, no, il cane è tranquillo e pacifico. Fai il numero.
Vero? Sei il numero del cane. Ok. Devo salvare il tuo padrone. Ma il cane fotte sega, eh. Il cane era lì e dammi da mangiare. Non si sa, se non sapevi il nome non si sarebbe fermato. I cani riconoscono il nome. È vero, in effetti è vero. Il mio cane riconosceva soprattutto il cibo. Cioè, vabbè, però... potevi essere chiunque, controlla Hank. Ticcio, ti ho appena salvato la vita. Esamina. Quelle sono droghe? Una seconda, tanto non penso. Muoia. Oh, no, quello è alcol in una pistola. Stavo tentando di suicidarsi di nuovo. Ma che due marozzoli. Ma gli salvi la vita e poi si risuicidano. Basta. Non è messo bene, Non è messo bene per niente. Guardalo, 40% di gradazione alcolica. Sappiamo che marca è in realtà, dai. Ok, un proiettile è rimasto. Una magnum. Sì, uno di quelli che c'ha il singolo proiettile da parte dal 1892 per suicidarsi. Tracce di alcol, gradazione alcolica, si è tutto sfrodato tutto. Ha vomitato. Il cuore batte, leggera aritmia, nessun segno di trauma. Ok, è vivo almeno, solo svenuto. Coma etilico. Minchia. Sveglia Sberle. È vero, no, la sveglia, è vino a svegliare Sberle, una persona. Ti svegli, tenente. Poteva tirarti la lingua in bocca. Porco cane. No, giusto, fa giusto. È come le persone sotto shock. Se una persona è sotto shock, dagli una sberla. È terapeutico, proprio davvero riconosciuto a livello terapeutico. Dovrò farla riprendere per il suo bene. Ma l'avverto. Non lasciate stare, stupido androide. Lo butto sotto la doccia. Sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di. In box. Ma porco cane. Ma sei una merda. Grazie per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Anch'io ho buttato uno sotto la doccia che era ubriaco. Anch'io, ma poi mi sono accorto che era la doccia tipo calda. Ustioni di quarto grado su tutto il corpo. Non mi parla più da allora. Anche perché 9 di mattina di Capodanno. Cazzata con una bestia. Buttatela sotto la doccia. Aperta l'acqua fredda e buttato su. Aspetti, che anche è marcio. Sì, marcio così, Cazzo, mi sento di merda. Senti, buttalo sotto la pioggia. Va bene comunque. Trascinato in bagno di forza. La cosa migliore. Faccia, pezzo di merda. Si svegliano, Ci credo. Si svegliano. L'abbiamo buttato vestito. Tira. Aspetta. Guarda che roba. L'abbiamo buttato vestito. Ma che cazzo stai facendo? Guarda che tenero. Oddio, si tira una sculata sulla porcellana. Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Devo farlo per davvero? No, adesso sembra un momento tipo dolce. No, volevo stare bene. Sembra un po' yaoi come scena. Sì, un po' yaoi. Ma... non si rialza più. No, la devi... Non questa, devi usare... Sì. No, forse... Ah, ce l'avevo sopra. Ha aperto l'acqua calda o l'acqua fredda? Serve di acqua. È sveglio? Sì, svegliano subito. Voglio mi cado. Che cazzo ci fai? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. L'ha cercato al bar prima. Forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua. Il suo stesso androide del cazzo. Ok, ci voleva una scena più leggera. Lasciarmi in pace. Razionale, aggressivo, soluzione. Soluzione. Ha evidenti problemi personali. Perché non consulta un professionista che l'aiuti? Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Non era la cosa. Oddio! Resti lì che me. Stai attento a quello che dici. Stuzzica o vai via? Lo stuzzichiamo un po'? Prova. Ma sì, dai. Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di me. Ma sì. Guardalo! Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ah, sento odore di cadavere, si eccita. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Ok, con lui dobbiamo essere stronzi. Sì. E con la tipo dobbiamo essere... Aspetta, ho visto i bigliettini. C'era uno sullo specchio che diceva... C'è non lì. Sono cazzereccio, è solo che non mi piaci. Cos'è? Si fa l'estradiale da solo? Sì, credo di sì, è così single che deve mettersi il post-it sullo specchio. Guardala com'è ridotta, va a far figa la porca. Tranquillo Londa, per non farti più sentire solo ti lascerò i post-it con scritto dammi una cazzo di lasagna sullo specchio, così la mattina... Non posso darti le lasagne, io sono cannoli. Zan zan zan! Che poi non ho mai mangiato i cannoli, ora che ci penso, ma vabbè, dettagli. Stavo per sbatterti la testa con te. No, ma gradirei di no, mi piace. Cosa vuole indossare? Non rompere. Hippie, righe o strisce? Allora, dobbiamo vestirlo per bene? Hippie? Sì, ti giuro, tra le peggio...
Cioè, lo vedi, non è messo bene. Posso cambiare ancora o è troppo, no, è troppo tardi? Per le strisce non lo rende. Ma dai, quel qui, a parte gli androidi, c'è qualcuno che si veste bene. No, gli androidi sono tutti di vicino un po'. Che bella immagine, guardi. Si sente mentre sta mangiando il Mikado col vomito che si vede. Tutto bene, fammi pensare perché vomito, lo sai. Sei liberato, finalmente. Alla grande. Sì, spendi miliardi di euro di whisky e poi te lo devi vomitare. Ok. Certo. No, si sta anche la scena, assistente. No, che dopo vomito anch'io. Io sono una di quelle brutte persone che ha il problema che se sente qualcuno vomitare o lo vede, vomita di conseguenza. Ok, non lo volevo sapere, grazie. Aspetta, Hank, compri di più su Hank. Scopri di più su Hank, facciamo istruzioni. Gli piace vomitare? Oh mio Dio. Mangia di merda. Aspetta un poco, ma sicuro? Guarda, aspetta. L'ho detto che gli era morto il figlio. Ok, vediamo un po', analizza. Beh, il database dovrebbe avere qualcosa sul ragazzino. Anderson Cole, data di nascita 2029, data di morte 2035, quindi è morto a 6 anni, Hank ha perso il figlio. Non mi pare argomento di cui parlare in ogni caso. Beh, magari non lascerei un'arma carica in giro per casa, soprattutto se il prossimo colpo domanda o non dire niente. Lasciamo stare che è meglio? Sì, lascia stare, vai, incazzato. Hank ha tendenze suicide. No! Non giudicare, non giudicare. Il bravo Sumo. Tornerò come presto. Cazzo si veste sto tizio? Non ride, assistente sta morendo male. Assistente sta morendo malissimo. È uno di quei casi in cui anche il cane ha detto lasciamolo, guarda. Ho visto di peggio, Roulette russa. Sì, ma potevi darmi mezzo secondo in più. Sì, appunto, non avevo fatto in tempo. No, non mi ha fatto fare nulla, onestamente. C'era qualcos'altro? C'era qualcos'altro da controllare, eventualmente. Hank è salito, Amanda è salita, l'opinione pubblica. Scende. Software instabile è sceso. Quindi vuol dire che anche noi potremmo diventare dei devianti, eventualmente. Calmi il cane di Hank. Ah, aveva ragione lei. C'era la possibilità che andasse in maniera differente. Quindi abbiamo un omicidio al nightclub. Quindi ci vediamo un po' di patonza. No, questo momento andiamo a rubare. Oh, no, le party stealth, no. Non è Hitman questo. Abbiamo notato 20 secondi fa che non sei bravo. Grazie. Vabbè, dai, il gioco ti diceva, no, tranquillo, vai, non ci sono problemi. Lei faceva la puttana. Massimo. O era la sostituta di Tomb Raider, da come Ah, sì. Siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyber Knight. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Ma siete scemi? Jericho neutrale. Sì, ma prima di tutto io mi toglierei il cerchietto. Cioè, non ho capito perché loro non lo fanno. Troppo paura? Sì, può essere anche quello, non dico di no. Però è tanto rischioso. Cioè, ti cucano lontano un chilometro. Cioè, puoi far finta di essere un androide perso o altro. Segui Norco, ok. Non devono vedere. Attenzione. Che fai, tocchi? E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Ah, non hanno bisogno di parlare loro. Intende, mi sta comunicando telepaticamente delle lasagne. Ho percepito telepaticamente, mi si è acceso il led della lasagna. Stia buona, Ammetto che giocarci adesso con la musica è meglio averci perso praticamente lo stipendio di tutto il mese. Dovrò pagarmi le bollette in natura. Andrò a fare anch'io l'androide puttano, probabilmente. Aspetta, chi seguo lei? Mi farò una boiata di dimensioni. Vabbè, grazie al cavolo, loro non si stancano. Però ancora non ci siamo mai ricaricati. Sarebbe stato carino, c'è stato anche tenere sotto controllo i livelli. Perciò fa una componente più survival, quindi vuol dire. E vuoi anche quello? Aspetta. E che sto tizio non corre. Secondo me dobbiamo farci amica a lei. Perché ovviamente sarà la parte romantica del nostro Marcus, che alla fine è quella che per un po' si incazza, ma alla fine dice ok dai, cioè è un po' che non inserisco nulla nella mia porta USB. Lui dice sai sono di colore, il mio cavo è bello lungo e via così, no? Arrivo, però lei si incazzerà perché non l'ho seguita, guarda, I magazzini della Cyberlife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. Utilizza il drone. Perché devo sempre pensarci io? Siamo in quattro solo perché sono l'unico col controller?
precostruisci. Oh, c'ho le tattiche faighe. Allora, proviamo ad arrivargli dall'alto. Vediamo un po'. Ok, fin qua tutto bene. Ah, c'è sto coso che si sta muovendo. E il drone è dietro. Oh, proviamo a salire qua. Aspetta, aspetta. Ok. E in teoria ora possiamo beccarlo in pieno. Vediamo un po', ce la facciamo. No, salto corto. Quindi dobbiamo appenderci dall'altra parte. Ah no, aspettare basta. E ora possiamo pigliarlo al volo. Mi piace che loro riescano anche a calcolare la rotta del drone. Ma vabbè, dai, vai. Oddio, non mi dire che me la fai in quick time event, perché ti picchio male il cane. E non so il nome del tuo cane, voglio essere onesto. Chiama Sumo anche quello. Anche Sumo anche quello. Oh, ok. Bellissimo sto drone. Bellissimo. Ok. Sì, ora è rotto, sì, però. Ben fatto, Marcus. Dai, oh, non te la darà, te la darà. Allora, dobbiamo dare un'occhiata alle varie casse. Vediamo un po', io posso interagire con quelle laggiù. Comodi però loro, c'hanno un bel vantaggio tattico da quel punto di vista. In che senso? Eh beh, androidi, non ti sta... Ah, sangue blu l'abbiamo trovato, dicevo. Non ti stanchi, hai la velocità, cose aumentate, visione notturna o a comunicazione. Oh, porco cane. È un androide. State violando una proprietà privata. Oh oh. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Oh oh. Informerò la sicurezza. No, dobbiamo bloccarlo giù. Maledetta macchina. Ma oh oh. Allora, 25 secondi. Devo elaborare una strategia. Prendi e nascondi. Uccidi la guardia. Prendi e nascondi. Nascondi. È lui però. Devi nascondere. Aspetta, aspetta, prendi e nascondi, vai. Ok. John! Stai buono. Stai buono. Stai buono. John! Oh no, no, no. Se ci muore un umano è finita. Trattieni, rilascia o attacca. Trattieni? Trattengo. È rischiosissimo se no. Forse non vede nulla. Magari anche il gnocco. Oh oh oh. Potrebbe accorgersi di una scatola aperta. Ci sono lucine blu dovunque. Il drone è ora questo. A parte vuol dire dare un colpo in testa, non è che ci vuol tanto, Ok. Mi piace come non si ribella, perché lui non può provocare danni a nessuno, no? Ok. Scelta corretta. Finiamo qui e andiamocene. Ok, sì, ma lasci il tipo con la faccia. Sangue blu. Ce ne serve ancora. È bello che loro riempiono da sotto, ma non da sopra. Vabbè, i zaini del futuro. Cerca nelle casse più grandi, ok. Aspetta, tizio, devo andare dentro. Ci piglieranno tantissimo. Ci piglieranno tantissimo. Sappiamo come vanno queste cose. Sblocca qui un pannello laterale o una cassa? Non capisco cos'è. Ah, è una gigantesca cassa. Aspetta, aspetta. Olè. Hanno le pezze di ricambio? Vediamo il cosa all'interno. È un drone. È un android. Oh mio dio, i modelli AP700. Sono tutti uguali. Correte di base li consegnano così e poi li puoi personalizzare il volto. Mai non siete come noi. Credo debba accadere qualcosa. Decidi in fretta. Ok. Non è stata molto intelligente questa. Non è detta che abbiano già compiti. Vediamo se riusciamo a liberarli. Forse lui può contagiarli in qualche modo. Vediamo. Oppure no. No, sono curioso di capire se... Ok. Complimenti, perché sembra proprio un coso da oh mio dio, sto vivendo, sto esistendo e provando cose. Ok. Ha un potere non da poco lui, Norf apprezza. E Jericho mi rispetta perché abbiamo aumentato il numero dei ranghi. Ui là. Siamo a pieno carico, andiamo. Ok, forse era la scelta giusta. No. Portatemi con voi. Beh. Cos'è? L'hai contagiato allo stesso modo. Quando l'ho toccato. Non lasciamolo qui. Ah, ecco perché ha dato una mano. È pericoloso. Accetta o rifiuta? A sto punto vengono via tutti. Ci serve altro. North non gradisce. So e Jericho sì però. Parti di ricambio. Che vuoi peraltro. I camion. Oh, rischioso però. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche i manuali. Dov'è la chiave?
North, secondo me non gli piace che siamo noi a comandare, che siamo gli ultimi arrivati. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Ma recuperala tu. Posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion trabocca di ricambi. Ce ne sarebbero per... Ah, adesso mi dai ragione. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. Recupera la chiave e via. Sarebbero un bel po' di componenti, eh. Vuoi provare? State qui. Se non torno tra 10 minuti... Io perché mi butti in ste cose? No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Oh! Tranquillo, te la dà. Sì. Però sono rumore di cani. Ok, dobbiamo stare attenti. Recupero la chiave. Androidi trovati. Sento troppi cani. Dobbiamo stare attenti a tutto, che è pieno zeppo di finestre, peraltro. Se riuscissimo a distrarli in qualche modo... Allora, proviamo a entrare da qui, vediamo un po'. Piano, piano. Sì, perché cos'era? Su Until Dawn, ti ricordi che c'era pure quelle cose da far piano? Cos'era? Sì, sì. No, anche su Heavy Rain. Tipo, mi ricordo quando dovevi mettere i piatti con calma, se non li spaccavi perché erano fatti di porcellona. Aspetta, bestiacci. Piano. Ma che cazzo avranno da abbaiare? Forse è minacciare le guardie. Oh, peccato che pancia. C'ho i dubbi. Non ancora, ascoltami. Allora, c'hanno problemi con i cani perché hanno paura. Porca trotta, porca. No, mi fate caccare. Insistente, non mi fate perché mi cacco. Se forse riusciamo ad attirarli con la scusa dei cani, capitelle, uno perché? I server, causare un blackout. È vero, noi vediamo la luce. Sì, senza luce, voglio dire. Quella tattica non mi dispiace. Aspetta, telecamera, se vuoi darmi una mano non sarebbe male. Usa i barili, prova con cortocircuito, ruba la pistola. La pistola è un po' eccessiva perché li metti un po' sul chi vive. Allora, intanto gli apro la finestra. Ok, così se faccio rumore almeno lo sentono. Ecco che blackout non me lo fa causare. Allora, facciamo una prova numero uno. Io rovescio i barili. Se escono tutti e due, posso rientrare dalla finestra là in fondo, rubare la chiave e tornare fuori. Mal che vada, tiro un pugno e faccio qualcuno. 3, 2, 1 e... Oh. Ho sentito? Ah no, devo fare io. Tira le guardie. Adesso questo l'hanno sentito. I bidoni sono caduti. Veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce. Lo prendo, tira la finestra. Sì, me lo sono... Vai. Ciccio, più veloce, ruba la chiave. Ok. Se non stare a fa... Prendi e vai via. Oh, non mi dare possibilità. Ma ti sei aperto la fuga tu. Ok, Ugo, adesso? Ok. Buono, loro dovrebbero essere rientrati in teoria. Ok. Per me è che si accorgeranno molto presto che la chiave che per gestire i cosi non c'è più. Quindi dobbiamo darci una mossa. Facendo così ti sei aperto tutte le vie. Buono, Petro, adesso sono qua, sono di qua. Ah, mi sono caccato troppo, io non posso fare ste cose. L'hai presa. Bene. Olè, fuggi, gruppo raggiunto, sali sul camion. Guido io? Non mi fate guidare. Ok, entra. Presto, dentro. Ah, loro non sanno i camion se c'è qualcuno dentro è automatico. Ok, quindi in teoria ci faranno passare. Spera, c'ho paura. No, guida cosa? No, guida tua nonna. Ok, porca di quella iper porca. No. Segui le istruzioni, sono manuale. Ok, ce la posso fare. Ce la posso fare, piano. Cioè, c'ho cago. Devi girare una strada. Metti, assistente, che non è che sia semplicissimo. Ok. Metti, ok, mi ho aperto. Buono. Non possono vedere nulla loro dall'esterno, in teoria. Dai. Ok. Se ti fosse... Okay. No, perché c'è anche il tuo veicolo che si guida da solo, quindi in teoria dovremmo essere a posto. Buono. Oh, ce l'abbiamo fatta! E non abbiamo percosso nessuno. Abbiamo preso però tre strani esseri. Abbiamo rubato un intero carico. Ci sono biocomponenti per tutti quanti. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ok. Spero non ne risenta l'opinione pubblica. Ma nessuno sa niente. Ammirazione, proprio siamo saliti di botto, eh. Amico. Ho scelto Jericho perché qui... Josh no, ancora no. Qui gli androidi sono Simon liberi. Amico. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Se non ti muovi tu. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato.
Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. E Terminator, perfetto, Skynet. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Aia. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Aia. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Tu sei appena nato, cazzo vuoi? Sì, in effetti. Però non con la violenza. No, qua parte no. Dalla violenza. Ah, l'uomo quando gli arrivano un pochettino di violenza, tipo uno sberlone anche in faccia, leggero leggero, ti tira le bombe atomiche. Ok, l'abbiamo risolta penso nel migliore dei modi. 57%, c'era un fottio di modi in cui poteva andare, penso. Madò. Punteggioni, i big punteggioni. Marcus ruba un camion di componenti, poteva andare in tre modi. Qui Marcus secondo me poteva forse rischiare di morire. Ce n'è una dritta, qual è stata la dritta. Prendi l'androide, ah, dalle scelte dell'androide. John diventa un deviante, la guardia cerca l'androide. John è il nuovo androide probabilmente, quello che abbiamo la guardia. Sì. Mantieni a posizione, la guardia va via, riprendi la ricerca, Ah, probabilmente potremmo rischiare di uccidere la guardia. È pericoloso. Sì. Beh, liberi gli androidi o abbandoni gli androidi. Ok. Perché ci sono tette culi? Erano tette culi? Ah, Eden Club. Il mio capitolo preferito comincia. Yay! Ti sentiamo guardo malissimo, ovvio. È ancora sbronzo. Oh. Vabbè. Mi sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Ben per meglio del culo. Sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Per fortuna che sono sul secondo canale. Ciao ciao family friendly. Cacchio cane tizio. Guardalo, lui riesce a... C'è anche la statuina quella che si muove. Ho visto quella di Mr. Bean, fa così. Ah, sì, c'è, ok, vecchissima. E della regina. Qui la buongiorno Eden Club. La patonza rende bene, ho sbagliato settore. Gli androidi più sexy della città. Androidi. Ecco quanto sexy. Ha insistito per venire qui. Ma sei uno stronzo. Ma sei uno stronzo. Buongiorno. Scusate, mi si rizza l'antenna. Portate pazienza. Ah, beh, giusto, uomini e donne. Oh, qua non si fanno distinzioni, do un'occhiata perché mi sto informando per un articolo. Ma sono tutti finti, devi smontare un chilometro, puoi guardare. Posso guardare? Sì, puoi vedere. Sono luccicanti! Oh mio Dio, sono i vampiri di Twilight! Che cazzo stai facendo? Perché? Scusi, guardavo i prezzi se erano scesi, sa, sto scrivendo un saggio sull'andamento della patonza digitale. Mio Dio, no, metto inquietante chiusi così dentro, no. Cioè, ti rovina quella sorta di immedesimazione. Ma quei vestiti da Android, non è neanche divertente. No, sono proprio i nudi. No, hanno i vestitini che sono firmati Android. Ah sì, non ci ho fatto caso. Sì, sì, guarda. Ok, vedi Android come si è evoluta, ecco, comprate Apple. Non avrò mai fatto la vita, vabbè. Ma tu hai angosciante. C'hanno i glitter anche gli uomini, come si sono ridotti male. Comunque, vediamo un po'. Anche Gavin. Gavin, aspetta, chi è che sta parlando? Dovremmo seguire Hank, aspetta, che mi sono distato un po' dalla toppa. Il tenente Anderson e il suo cane di plastica. Oh, Reed, che piacere rivederti. Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah, sì? Ma sprecate solo tempo. Solo un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Anche Pipino, mi sa. Diamo comunque un'occhiata, se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Anche di stronzo puzzava un attimino. Ma adesso non sento più odore. Ok, indaga sulla scena del crimine. Esamina. L'androide è morto. Gli si sono scaricate le batterie, secondo me. Così esamino prima l'androide per nessun motivo apparente. Analizza, diagnosi, vediamo un po'. C'era liquido che usciva dalla bocca? Danni critici, biocomponente, danni critici, ok. Vediamo un po' che altro è successo. Sangue non è. Ehi! Oh, Connor! Te ne sei accorto adesso? Potrei vomitare di nuovo. Se ne è accorto adesso? Ecco, cane, tre ore che lecca tutto. Lecca più di un cane, va santo cielo. Blue Blood, ok. Allora, analizziamo tutto, vediamo un po'.
Infarto? Arresto cardiaco. Nessun segno di attacco cardiaco. L'attacco cardiaco non è la causa della morte. Ah, ok. Contusione grave. Segni di strangolamento. È quello che gli piace fare l'asfissiamento erotico, lei, quella roba lì. Adesso vedremo. Inside, deceduto. Ricostruisci. Vediamo un po' che giochino strano stava facendo il signore. La vittima è stata strangolata. Oh. Ok, questo è un bel problemone. Sì, ma come? C'è qualcosa... l'androide. Attacco di cuore. L'hanno strangolato. E chi ha ucciso l'androide? Ho visto l'ecchimosi sul collo. Anche se non dimostra niente. Sì, un gioco finito male. Esamina. Aspetta, aspetta, aspetta. Posso più di una prova adesso. Devo passare da uno a quell'altro, probabilmente. Riattivazione richiesta. Aia. Il solo modo possibile per accedere alla memoria. Aia. Pensi di farcela? È messa molto male. Oddio, dai, non è malaccio. Insomma, buona tetta, solo eh. Per un minuto, o forse meno. Ok, dai, facciamolo. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Ok, L1. Oh mio Dio, c'hanno proprio le placchette rimovibili? Ma davvero? Aspetta, ricollego un attimino. Si è staccato il cavetto, La signora c'ha le tube qua da riconnettere. Scusi. Coccane? Deviante. Ok, calma. Calma. Devo calmarla. È tutto a posto. Vogliamo sapere che è successo. Ma è morto. No. Assassino, fatti. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora. E ancora. Va bene. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due. E vabbè. Ha detto così e noi eravamo in due. Dove altro androide? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ha detto qualcosa. Chi è? Sì, ma c'erano 50 secondi e poi ce n'erano 11. Scusi, posso avere un caricabatterie USB, signore? Però saprei. Sì, ho fatto le domande giuste. Allora fa, chissà dove sarà finito. Troia, lo stavo per dire io. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Dove sono i vestiti, scusi? Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Sì, muove gli occhi. Individuare un deviante è difficile. Cioè, se lo vedi con un coltello in mano? Ci deve essere un modo. Guarda. Sì, è vero. Gli occhi sono diventati un ottimo indicatore. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Oh. Secondo me erano in due. L'androide ha visto quello che picchiava la tizia. È diventato deviante e l'ha ucciso per difenderla. Lui ha ucciso l'androide durante il gioco erotico. Quell'altra si è sminchiata e ha detto: no cazzo, la mia amica mi doveva 50 euro. E quindi l'ha trucidato, come è giusto che sia. Cerchiamolo allora. O cerchiamolo. Ah. No, ha detto ragazza. Ragazza, sì, sicuramente ragazza. Ok, adesso devo controllare tutti i boia di modelli. Vediamo un po'. Connetti. Salve signorina, porti pazienza. Non hai permessi? Ok, devo strappargli una mano a lui, capito? Datemi un macete. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità. Venga, non qui dentro, può darsi. È un umano, dici venga, è ambiguo, tizio. Aspetta, chiedi. Può affittare questa Trace? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. La prego, tenente. Deve fidarsi. Ti farai rimborsare, tizio. Bene, anche troppo, $30 per 30 minuti con l'androide. Un po' di meno, ti danno il centesimo di resto. Non farà bene alle mie finanze. Acquisto confermato. L'Eden Club ti augura una piacevole sera. Sì, prego. 30 minuti, non sono niente 30 minuti. Per buona parte degli uomini ci fai almeno 4 o 5 androidi. Seguimi, ti porto nella tua stanza. Ok, adesso... E gli fai comprare tutti gli androidi? Praticamente. Sonda. La tizia ha fatto un'espressione strana. Sì. L'abbiamo brigata subito. Un colpo, sono così bravo diventato. Porca troia, Ma che cazzo fai? Willa.
Ah, sto guardando la sua memoria. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, la memoria. Ehi, la 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 la. Questa è la prima tizia. Ok. Una Tracy dai capelli blu si è diretta verso l'ingresso. Ha visto qualcosa. Di che parli allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni 2 ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Oh, ma dai! Ok, se è andato verso l'entrata. Devi... Questo qua probabilmente l'ha visto. Aspetta, 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 scansione, scansione, scansione. Proviamo. Devo questo. Connettermi a tutto. Ok, aspetta, 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 più avanti, più avanti, più avanti, più avanti. Vediamo un po'. Non mi lascia girare. Ah, perché lei ha la visione fissa visto che era sul palo. Available. Oh, eccolo là, eccolo là. Aspetta, 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 aspetta. È tornato dentro al club. Ok. Quindi proprio. So dove è andata. Beh, allora inseguila. Devi levarti, aspetta, con lui, no, qui con ci sono androidi ovunque. So da che parte è andata. Devo solo trovare un altro androide lungo la strada. Aspetta, madonna, che strano vedere dal loro punto di vista. Aspetta, eccola, aspetta, qua. Eccola qui. Ok. Ok, è entrata nella stanza rossa. Buono. Ok. Ah, c'è pure la stanzina rossa. E beh, ovvio, no. Posso entrare io adesso, perfetto. Sicuramente lui. Scusi, bell'uomo, mi faccia connettere. Oh, santo cielo, porti pazienza assistente, che pure io devo vedere sto qua che agita il batacchio un attimino avanti e indietro. Dov'è? No, non l'ho vista. Oh, quanto siamo? $120. Eccola qua. Eccola qui, porco cane. Ok. Stanza blu. Sapevo, oh mio Dio, giuro che riavvio la partita e vado direttamente nella stanza blu da body da bodai. Quanto tempo ho ancora? 4 minuti, ok, non è malaccio. Se lei è entrata. Perché era pieno zeppo di gente. Non fai di pagare tutto questo. Oh vabbè, siamo a 150, non importa. Glielo rimborseranno. No, è una tizia cannata a 1000. Ok, no, niente. Non dire che non l'ho visto, per niente da fare. Eccola, trovata. Aspetta, ti sto bevendo nella vita vera. Si è nascosto in una stanza. Oh mio Dio, scusa, ti ho fatto spendere un pacco e mezzo di soldi. Okay. Il bello è che io ero andato in quella stanza con scritto disponibile. Ma non ti ha fatto entrare? No, non mi ha fatto entrare. Io lo sapevo in realtà. Il The Long Gamer percepisce queste cose. Quando sente l'odore di ptonza patonza, il The Long Gamer. Oh, ma dai. Oh, ma dai. Oh, ma mi prendi stare in giro? L'altra volta ho speso un sacco di soldi e non mi sto divertendo. Ma santo cielo, goditi gli androidi e non per la ciolla. Ok, vediamo. Oh, lui era qua che puliva. Ho visto le gambine furbine e il culetto furbino. Ok. Ah, scappato dalla porta di servizio. Ok. Oh, eccola qua la porta, brava assistente. Io ero che giravo come un pirla. Il controllo di questi giochi. Oh mio Dio, sì, no, la telecamera è orribile, davvero. Bello il gioco, ma Gesù santo la telecamera. Aspetta. Me ne occupo io. Ribadisco che se sparano a me non ci sono problemi, eh. Avete poco tempo? Eccola lì. Oh, è una delle tante. Oh, non mi dire che è una stanza piena di manichini, ti prego. Ispezione. Lo sapevo! Lo sapevo! È ancora tempo? No, ok, in teoria dovremmo essere a posto adesso. Beh, nessuno può uscire da sta stanza. Merda! Troppo tardi! Ma neanche troppo, basterà controllare tutti i vari androidi. E dovrebbe essere uno di questi. Cazzo, guarda. Tutti tranquilli qua, finché mi pare. Non si rompono e poi li buttano via. Aspetta, vediamo, dobbiamo interagire con cose. Gioco, se vuoi farmi interagire. Ah, il sangue. È rimasta ferita. Oh, questa è un'ottima traccia. E lui lecca. Ciccio, hai un problema serio, eh. Cerca le tracce di sangue, perfetto. Quindi in teoria se faccio R2 dovrebbero essere molto visibili. Quindi basta che le seguo. Si tende, mi dia una mano perché io grigio e blu non lo vedo. Mi dica se vado dritto. Sì, sta. Apri di nuovo. Ok. Guardami il pavimento, per favore. Qua. Qua le tracce sembrano quasi fermarsi. Però c'è anche. C'è là. Qualcosa c'è un quadrato là strano. Aspetti. No, 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 non ti ho detto di far questo. Tiz. C'è di mezzo lui. Sì, lo so. Oh. Era l'altra? Wait, 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 wait. Oh, 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 non ti muovere. Oh, oh. Erano in due. Erano in due.
Tizia, stai buona. Tizia, stai buona. Porca di pelle per porco. Ah, mi fai un video sgombetto. Signora, no, non sono per il sadomaso. Signora, porti pazienza. Non mi piacciono certi giochini. Ne possiamo parlare. Oh, che fa? Ui, 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 ui. E no, e no, e no, e no, e no. Se no, riesce a fare tutto questo con i tacchetti, eh. Sia buona, assistente, non mi faccia distrarre, che i tasti sono messi a culo. Oh, sta andando peggio anche. Qui ribalta o tira? Ribalta. Non è servito molto. Col stacco 12. Oh, chi è? Vabbè, e cos'è? Di pazzi a lancia o calcia? Calcia, non voglio ferirla troppo. Non voglio ucciderla, perché se la uccidiamo la colpiamo in testa. È finita. Oi, oi, quell'altro non mi sembrava messo bene. Non spararle, ci serve per il caso. Sono più terrorizzata che altro. Non molto bene. Manina. Oi, oi, no, 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 scappate, scappate. Stanno scappando! Presa. Torna qui. Porco cazzo. Buono, un secondo. Sì, vabbè, in in due no, eh. In due no, eh. Normalmente si vogliono bene come... L'ho capito, però porca di... un attimo, assistente, sono un po' impegnato, le donne mi vogliono, come può vedere. Oh, buono, un secondo. Mi stanno mettendo... Meglio ovaie, così, guarda. Che ovaie, porco cazzo. No. No, non sparo. Risparmio, no, non sparo, risparmio. Piuttosto gli prendo un calcio in faccia, ma non la uccido, non è giusto. Sicuramente l'avremmo uccisa. Magari così diventi... Ci parliamo? Quando possiamo parlarne? Ha rotto l'altra Tracy. Ok. Poi sarebbe toccato a me. Ah, e lei non voleva Avevo morire. Tanta paura. L'ho implorato. Smettila. Ma lui niente. Così gli ho messo le mani al collo. E ho stretto. E non si è più mosso. Come mai? Io non volevo ucciderlo. No! Volevo soltanto salvarmi. Tornare dal mio amore. Amore? Volevo stringere ancora le sue braccia. Per farmi dimenticare gli umani. La puzza di sudore. Le loro volgarità. Oh, corbezzoli, signorina. Beh, andiamo. Anzi, madamigella. Voglio essere il più nobile possibile. Almeno sappiamo com'è andata. Non ti incazzare con me, però, perché non ho sparato. Sempre con stato. No, è anche positivissimo. È meglio così. Stiamo convertendo Hank. Incredibile. Allora, stavo per dirlo, ma ho detto. Sono arrivati all'amore. Sì, Hank non è così stronzo, onestamente. Non ha dato la il triangolino singolo, ha dato proprio la paccona su. Dubbi. Cioè, i dubbi esistenziali, i devianti fuggono. C'è? E l'amore ha trionfato ancora una volta. Spara al deviante, ti avrebbe dato qualche altro scenario. Avremmo ucciso una delle due tizie, probabilmente. La rossa, che non ci credeva. Sì, sì, e sì. Quell'altra avrebbe dato rimatto. E qui perdi lo vinci scontro. Il conto, perdi lo scontro. Probabilmente sarei morto io. E il 44% delle persone hanno fatto fuggire i devianti. Visto, poche persone sono uscite. 40% ha sparato al deviante, peraltro. Ok, la violenza, giovani, con la contro la tonza patonza. Ho capito che è tonza patonza digitale. Però andiamo avanti, che l'assistente mi guarda male. La lesbica, a vedere, non mi piaceva. Vabbè. Digitalmente. No, abbiamo qualcosa in comune, anche a me piace la patata, vedi? Abbiamo già qualcosa che ci lega. Ho visto come te la dava proprio. Guardi, io ieri ho mangiato patata fritta, ma è meglio che niente. Ah sì, che lo devono andare in Canada, è vero. Mi piace come all'inizio ti dice sempre il rapporto che hai con gli altri. Ah, che bello, la macchina ti dice il meteo, perché io non avevo capito che nevicava. Beh, penso che lui non abbia troppi problemi di... Ah, sono già in due partita, scusate, non mi ero accorto. Ci rallenta un po'. Ma così non incroceremo troppi umani sulla strada. Ma lui è grosso ma tranquillo, Ok, aspetta che guardo anche la pampina, come sta pampina? Ciao. Posso parlare con te? Non posso parlare con te, ok, devo continuare a parlare con lui. Cos'è? Mi hai dato la zanzara in faccia. Hai cosa hai fatto? Scamminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Zlatko non l'ha mai usata. Ah, era l'auto di Zlatko, gli hanno rubato un minuto di rispetto. Non sai neanche mi cosa hai non ho capito cosa è successo, ma andiamo avanti che bevo intanto. Che come hai saputo di loro? Dagli
gli androidi catturati da Zlatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero, o fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi sì, come quelli che sono andati da Zlatko, però, Ok. Guarda che le espressioni facciali sono fantastiche. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza. Che è successo alla giacca di lui? Che è compenetrata male col sedile. Si è compenetrata male la giacca, mi sono spaventato. Guarda la bambina dietro. E ovviamente una rogna. Beh, scendiamo noi perché questa freddo non lo sentiamo, Che bisogno c'è del sedile che gira? Ok, esamina il motore dell'auto. Devo fare anche... Ma perché la portiera è una? Ah, a parte che è brutterrima. Sai, esistono le tre porte, che è bruttissima, e hanno creato ancora il più brutto. No, io... L'una porta. No, io conosco i 7000 porchi, ma non, cioè, non sapevo che ci fossero anche le porte. Ok, apriamo la macchina, vediamo un po'. Cos'è? Brutto rumore, sembra un flare. No, sembra tipo donnina lei, È diventata molto umana, da quel punto di vista. Ah, siamo di nuovo in partita. Non so. C'è una freccina laggiù. Devi continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. 10 sotto zero? Non è tantissimo, Quando andavo via io al liceo, di media la mattina c'era meno 7. Non ci sono posti dove stare, cara. C'è una freccia laggiù, da budi da budai. Oh, nevica, eh. Canada, non è che normalmente c'hanno le spiagge tropicali. Oh, no, 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 no. Ma dai, benvenuti a Silent Hill con la neve e il parco a te. No. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Verremo abusati da un pagliaccio androide. Ok, l'atmosfera rende bene, È una bottiglia di rum. Ma io ho 3000 porchi, no? Bottiglia di rum, ma dai. I sottili sono gli amici cicci, anche come sente, nella se vita. Si muove qualcosa le tiro il controllo. Mettigli un dollaro, vediamo se ti dice il futuro. Cos'era? Big. Che c'era la macchinetta che ti faceva diventare grande, cosa che ti esaudiva il desiderio. Attenzione! Oh! Il pericolo arriva sempre quando meno te lo aspetti. No, ma povero, è rimasto così proprio. Molto realistico il signor Jack Sparrow qua. È un androide a metà, povero. Sì, poverino. Va carico. Costava troppo e quindi gli hanno detto teniamo solo metà. Ah, controlla l'edificio abbandonato. Madò, cos'è? Sembra quello di Darth Vader. È una bottiglia di rum. Controlla. Beh, qua non mi pare il caso. Sono quello di sparare così. No, nessun posto per la notte. Sappiamo tutti che dobbiamo andare alla taverna. Ah, che bello. Oh! Questo era l'ultimo cliente che è passato da queste parti, non aveva pagato. L'hanno messo lì per scherzo, ma se ne sono dimenticati. Adesso voglio andare un po'. Questo posto cade a pezzi. Ma dai, capitano ovvio, quando era arrivato? Non mi ero accorto. Si fidi, sono prafo a trovare i ripari, sono un survivalista nato. E poi mi muoiono le persone, ma io almeno sono nato. Vediamo un po' qua dentro. Com'è? Sembra sicuro all'interno, a parte per i crolli strutturali. Mi ha legato il gioco, va paura anche il gioco. Aspetta, aspetta, tira. Lascia fare il piccolo looter. Sbadabram. No, due scoregge e gli cadono via tutte. È più tranquillone, Looter mi sa che era uno di quelli da lavori manuali, la butto là. In realtà era aperta, bastava girare la maniglia. Luther ecco non aveva mai imparato ad aprire le porte. Ah, è per quello che erano tutte aperte a casa. Hai capito? Se chiudi la porticina rimane fresco, rimane caldino, sai? Sarà difficile trovare di meglio. Ah, hai aperto il tetto. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Beh, la legna non manca, C'è un libro comunque, Che bello, aspetta che mi... Mentre la bambina muore di freddo, io mi metto a leggere un attimino. USS Iowa disperso. Sommergibile americano comprato nelle acque dell'Artide. Ok. Andiamo avanti, che è meglio. Questa è la bambina che c'era le stalattiti che gli uscivano da parti del corpo. Allora, vediamo un po'. Controlla lo zaino di Luther, prepara un letto per Alice. E via dicendo. Diamo un'occhiata a tutte le parti. RA9. Dai, c'è scritto R9. C'era scritto? Sì. Non ci ho fatto caso. E c'è il tonico, beh, sarebbe brutto. Ok. Ero concentrato su altro. Gira la telecamera, gira la telecamera. R9. Posso notare la scritta o lei non lo sa? Lei ancora non lo sa. Mi piace come le storie sono completamente separate per adesso. Tecnicamente nessuno di loro si è ancora incontrato. Dobbiamo scoprire che era ancora quello che è scappato con i Si sono incontrati per modo di dire nei poliziotti.
Alice. Dove è andata? Ah, è lì che guarda. Pensa alla birra, la bambina era alcolizzata. Il padre è drogato, la bambina. Non mi stupisco che sia alcolizzata. Aspetta, aspetta, no. Prima lo zainetto di Luther, perché sennò poi mi fa saltare gli eventi. Controlli la pistola o esci? Ah, perché si può incazzare se controllo la pistola? Ah, ho l'opportunità. Alice è positivo perché gli ho dato il riparo. Ah, non le penso alle famiglie. Non saremo come loro. Hai un papà nero, però va bene. Ottimista, realista o sincera? Ottimista, la bambina ha bisogno di ottimismo. Confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola. Forse troverò un lavoro. Come loro. Saremo come gli altri. Lei ci spera un sacco, eh? Sì. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Ok, abbiamo illusa tantissimo. Vi si sono illuse tutte e due. In realtà se ci fermeranno al confine la scarichiamo la bambina, così prendete la bambina e via le fughe. Rimbocca le coperte ad Alice, zaino controllato, ok. Oh, non è così male, un fuoco scalda più di quanto uno immagini, eh. Il cuscino dei pirati così a cazzo. Rassicura, consola, bacia. Un bacino molto materno, dai. Buonanotte, Alice. Sogni d'oro. Ok. Alice è quella più semplice, io ero preoccupato perché stavo facendo i furti. C'era una volta una bambina che non voleva andare a dormire, è morta. Favole della buonanotte in memoria. Già l'odio. Cercala! Principessa unicorno cavaliera. Principessa, ovvio. C'era una volta una principessa che... Creiamo una storia! Non è una fiaba così. No? Inventane una. Oh! Dobbiamo inventartela? C'era una volta una bambina... Solitudine? Infelice? No, infelice ricorda lei. Appunto. Ah. Che non era molto felice. Ok, ok, ok. Sognava di essere come le altre bambine, ma... Ombra? È un possibile o diversità? Ombra? No, diversità, sto parlando di se stessa. Lei era diversa. E per questo era triste. Prova, vediamo. Vediamo un po', eh. Incontrò un robot. L'ispettore Gadget smarrito. Era smarrito proprio come la bambina. Così gli regalo un GPS. Di scappare insieme. Vita migliore. Per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma insieme, coraggio. Insieme, insieme. Ma la loro amicizia e li fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono il papà nero. Perché mi ha laggato un gigante, un guardiano, un gigante. Un guardiano, gigante. Gigante, gigante, dai. Gigante. Ci sta, come ho detto io. Che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Lieto fine. Un lieto fine, ma sì, dai. Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Non esiste proprio la fiabe, tutte quante un lieto fine. Come la vita, Stella, come la vita. No. La bambina ti ha inculato? Sì. Adesso cara, credi che... Cara che... Meno, no, no, che è positivo, è positivo. Ci aspetta una lunga giornata. E fu così che strangolò la bambina perché gli aveva rovinato la storia. Buonanotte, Luther. Sì, come si fa? Non ho in memoria la buonanotte. Vedi, hai il papà nero. Sto scaricando buonanotte 2.0. Ha una mamma piccola, piccola e un papà enorme, enorme. Sì. Come? Non so che figlio può uscire, ma vabbè, dettagli. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. No, esce un uomo nero, basso, biondo. Ma con la corporatura grossa grossa di Luther. È praticamente tipo i nani di Signore degli Anelli. Parla con Luther. Gli fa strada. Ui, sta scivolando? È impazzato. Ma poverino. È veramente gigante e buono. Ciccio, come va? Come essere papà? Sembra il vampiro. Come si chiama? È una brava bambina. Blade? Sì. Ah, Blade, sì. Sì, Blade. È molto coraggiosa. Cara, hai mai notato... niente di strano
in Alice. Strano. Cosa? No. Che vuoi dire? Oh oh. Oh oh. Male, male. Oh, ma dai, gli zombie, no! Ma mi prendi in giro? Ma mi prendi in giro? 35 secondi. Proteggi Alice. Prendi la pistola. Proteggo la bambina. La bambina prima di tutto. Quell'altro può andare a prendere la pistola eventualmente. Ok, è arrivata l'invasione degli zombie androidi. Neanche sui film de... Domanda o allontana? Buon salve. Chi siete? Cosa volete? Lasciateci in pace. Sono le attrazioni. Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Ma porca di quella porca, mi sono caccato fino adesso. Come voi. Congelati. Il nostro nome è Jerry. A tutti Jerry. Prima che il parco chiudesse lavoravamo qui. Tutti Jerry. Tutti Jerry. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Contento lui. Una volta i bambini ci adoravano. Lavorava con i bambini. Sì. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona Avanti, idea. Avanti, cara! La musica è positiva. Non credo tu abbia scelta. E comunque c'è lui, eh. Cioè lui quattro sputazzi te li fa fuori tutti, eh. Scusi, non mi corro corto, c'era Capitan Uncino qua. Segui papà. Senti, nessuno di loro ha freddo a parte la bambina, peggiore delle ipotesi. Parco abbandonato, hanno lasciato lì gli androidi, ma veramente? Ma che tristezza. Segui Jerry, si chiamano tutti Jerry Scotti a quanto pare. Riattivano il carosello lì, come poi si chiama? Riattiva la giostra. Tiro la leva, Esplode tutto, Ah, così semplice. È un cavallusso maruino. C'è ancora l'elettricità? Guarda che contento. La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento. Loro piaceva lavorare con i bambini. Gli è rimasta quella come cosa. Era anche il loro scopo di vita, far divertire i bambini. Scopo di programmazione, ma scopo di vita, sì, perché sì. Era quella la loro vita. Aspetta, arriva, pazienza, mi ero distratto, Adesso parte male. Anche spera in me. Il carosello 80 km orari! Guarda che contenti! Oddio, un sorriso inquietante lui. Ok. Con la nave, fighissimo! A parte che è il carosello con meno posti che io abbia mai visto, eh. Tanti stanno saltando via. La bambina è contenta almeno, poretta. Cacchio, picchiata tutta la vita dal padre drogato. È la prima volta che la vedo sorridere. Uccidiamolo, si sta divertendo troppo, si abitua male. Qui sorridere ultimamente. Guarda lì! Loro sono contenti. Cioè la bambina sta portando la felicità nella vita degli androidi. Ma stavo per far fuori tutti gli androidi alla The Walking Dead io. Mi era già salito il momento Rick, santo cielo. Vabbè. Oh. Ah, ok, era l'unico finale possibile, vero? No. Il secondo... Potevo anche far fare i casini? Chiedi, allontani, spari in aria. C'erano delle cose quassù, in teoria. Però dovremmo aver completata la taverna. La taverna non l'abbiamo vista. Era il terzo luogo che non ci ha aperto, probabilmente. Ok, una fortuna che non avessi impugnato io la pistola, se no vi facevo le big stragi veramente che neanche in The Walking Dead, eh. Ma vabbè, tutto bene, quel che finisce bene. Se riusciamo a raggiungere il confine, Kara e Luther saranno salvi. Mentre invece per nostra fortuna pare che il rapporto fra Hank e Connor si stia effettivamente rinsaldando. E Hank è tanto a favore degli androidi, che è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Marcus invece si sta organizzando per le piccole rivolte. Ma sono cose che scopriremo nel prossimo episodio, perché per questo è tutto. Quindi lasciate un bel mi piace, benvenuti nella serie, candidati a crescere, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!